Buonasera, grazie. Intervento filmato in 3 minuti. In quanto cliente consumatore, titolare di 2 contatori, contribuente che paga le tasse ed elettore che periodicamente mette una crocetta su un simbolo, rappresento come segue l'opinione che mi sono potuto fare per quanto i media me lo abbiano permesso e non per quello che stasera esattamente ho appreso ma non ho evidentemente ancora digerito e metabolizzato. Dal punto di vista industriale, da addetto ai lavori, spavento che il piano industriale e la gestione di BIM GSP sia stata e sia non sostenibile, così da pervenire al default, per usare un termine ormai troppo di moda, e quindi vada completamente ristrutturata per far sì che torni ad essere sostenibile, affidandola a tecnici professionisti della materia, come sta avvenendo al governo nazionale, dove la casta ha impotentemente alzato le mani, pena estremo rimedio se la gestione pubblica non fosse, come temo, in grado di farlo, di affidare liberisticamente a un imprenditore privato l'appalto del servizio, avendo cura di controllare adeguatamente la congruità sia dell'affidamento che della gestione, in modo che questi non scarichi sul committente, cioè la collettività, le conseguenze di propria eventuale incapacità. Dall'appena esposto punto di vista industriale consegue il punto di vista amministrativo e politico, che chi, facente parte della solita casta nel corso degli anni in cui è maturato il default di BIM GSP, avrebbe dovuto gestire e vigilare, non lo abbia fatto in modo sufficiente a scongiurarlo. In questi casi le regole dello Stato prevedono, ed auspico, che la magistratura contabile intervenga ad indagare, giudicare e, se del caso, sanzionare operato e responsabilità di amministratori per prevenire la reiterazione di eventuali inadempienze. Dall'appena esposta opinione conseguo che sono d'accordo di contribuire al risanamento di BIM GSP dopo che sia stato elaborato un piano industriale sostenibile, quello che corrisponde all'operato del buon padre di famiglia, e che la magistratura contabile abbia dato il proprio giudizio sulle responsabilità del default. Concludo. Se mai ci sia stata cuccagna, e i fatti di questi giorni dimostrano che non ci sia mai stata, pensi che qualche illusionista di turno, che speriamo di avere definitivamente pensionato, l'abbia fatto credere alla maggioranza elettorale di questo bel ma sgangherato paese, comunque è definitivamente finita l'epoca di facili illusioni. Non siamo mai stati la mitica America, che oggi sta pure male anche lei. L'ultima riflessione più generale. Sono 40 anni che macromodelli matematici elaborati da esperti di assoluta competenza scientifica confermano regolarmente che il sistema ecologico globale, cioè la vita sul pianeta in tutti i suoi aspetti, non sia sostenibile e perciò sia destinato al collasso del cui inizio siamo testimoni impotenti, per colpa nostra, ma soprattutto a danno delle generazioni future. Grazie. Grazie a...